pomeriggio amici sportivi, siamo in collegamento dal Pala La Gravinese di San Michele per seguire la terza giornata del campionato di Serie B. Il San Michele ospita Aquile Molfetta, due squadre a punteggio pieno, 6 punti per l'Aquile Molfetta nelle prime due giornate, due vittorie a Barletta per 8-4, poi la vittoria convincente 10-1 contro il Venafro. Una partita giocata invece dal San Michele che ha riposato nella prima giornata, una vittoria anche per i ragazzi di mister Masi per 6-4 a Campobasso contro lo Sciaminade. Vittoria importante anche quella del San Michele che oggi ospita la capolista, seppur solo dopo due giornate sarà proprio la squadra ospite a battere il calcio d'inizio, che attaccherà da sinistra verso destra dei nostri schermi il completo rosso, dall'altra parte completo bianco-celeste per il San Michele. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni per l'Aquile Molfetta, con il numero 1 vitale 12 Lo Popolo che parte tra i pali, con il numero 2 Antonio Di Benedetto, 3 Cassanelli, 4 Dell'Olio, 5 Pedone, 7 Antonio Murolo, 8 Ortiz, 9 Palermo, 10 José Reino, il capocannoniere del campionato di Serie B. Girone H, con il numero 18 Salvatore Di Benedetto, 25 Barbolla. Dall'altra parte per il San Michele, con il numero 12 parte tra i pali Vallarelli, poi con il numero 21 Balena, 7 Robson, 9 Lo Schiavone, 10 Mazzocco, 6 Mura, 8 Perez, 20 Pisanti, 1 Tasso, 27 Toma, 11 Valentini, con il numero 2 Zerbini, proprio lui a toccare palla. Zerbini, brutta palla però persa dal San Michele con Ortiz, grandissimo intervento di Vallarelli che poi mette palla in fallo laterale, chiamato subito il portiere del San Michele. Grande intervento, nuovo possesso a favore dell'Aquile Molfetta con il capitano Pedone, palla per Dell'Olio, si gioca a sinistra, non c'è spazio, allora si torna da Dell'Olio, Ortiz, ancora palla per Dell'Olio, dietro ancora per Ortiz, c'è spazio per Pedone, calcio a Ortiz, si oppone bene il San Michele. E allora mister Masi chiede ai suoi di salire un po', di abbassare la pressione offensiva da parte del Molfetta, che adesso batte questa rimessa laterale, palla per Lo Popolo, l'espertissimo portiere del Molfetta, non un granché il suo lancio, rimessa questa volta a favore del San Michele con Zerbini, palla per Perez, poi ancora Zerbini, palla dentro, può andare sul sinistro, poi torna ancora da Perez, Valentini poi va a calciare con il sinistro Robson, tocca allo Popolo in calcio d'angolo, il primo a favore del San Michele, batte Perez, si è staccato Valentini, Perez va da lui, palla per Zerbini, due gol fino ad ora, Zerbini si gira e calcia ancora Lo Popolo, è ancora calcio d'angolo San Michele, un bel inizio di match dopo un minuto e 10 secondi dall'inizio dell'incontro, ancora Perez pronto a battere questo calcio d'angolo, questa volta si è staccato Robson che non riesce a calciare, colpisce in maniera involontaria Dell'Olio, lo scontro è stato comunque violento, nulla di grave per fortuna per Dell'Olio che è stato preso di striscio alla spalla, ci sarà comunque calcio di punizione a favore dell'Aquile Molfetta, primo fallo commesso dal San Michele che adesso deve difendere, palla per Di Benedetto che prova a calciare, la sblocca Antonio Di Benedetto, Aquile Molfetta 1 San Michele 0 dopo 1 minuto e 30, una conclusione potentissima di Di Benedetto. San Michele è sotto, allora ci vuole la reazione da parte dei ragazzi di mister Ramasi, ma recupera palla ancora Di Benedetto e ancora possesso Molfetta,
Di Benedetto, palla per Pedone, la riesce a tenere in campo il capitano del Molfetta, ancora Di Benedetto, l'autore del gol, palla per Lopopolo, è partito dell'olio, Lopopolo preferisce andare da Ortiz, ordinata la manovra dell'Aquile Molfetta, palla per dell'olio, c'è ancora spazio per il Molfetta a sinistra, si accentra, dentro Di Benedetto che è andato a ricevere, Zerbini chiude bene questa volta, palla per ancora Perez, poi Valentini, si accentra, un po' lenta invece la manovra del San Michele che va giù con il numero 11, non c'è fallo, allora Ortiz recupera e fa ripartire i suoi con calma, Pedone dall'altra parte di Benedetto, dell'olio, Pedone, Ortiz, Di Benedetto, un gran bel avvio di gara da parte del Molfetta, palla per dell'olio, questa volta non riesce ad agganciare il numero 4 in maglia rossa. Allora Zerbini, entrato in campo Mazzocco, ha preso il posto di Valentini che non aveva approcciato bene al match. Robson, palla per Zerbini, rischia, alla fine deve metterci una pezza a Robson, poi Perez, palla sul secondo palo per Mazzocco, poi la manca incredibilmente Robson. E poi chiude la ripartenza di Ortiz, Perez, rimessa laterale a favore Molfetta, una buona occasione per il San Michele per portarsi sull'1-1, Pedone, palla per Ortiz, è partito ancora Di Benedetto, Ortiz lo vede, la palla è un po' lunga e allora ci sarà rimessa dal fondo, battuta subito da Ballarelli, palla per Perez, Robson, Zerbini, palla per Mazzocco, si ferma, poi buona l'apertura per Robson, dentro per Perez, chiude Di Benedetto, molto bene, rimessa da terra a favore San Michele, batte Perez per Zerbini, ancora Perez, Mazzocco, Robson per Zerbini che va a calciare sul primo palo, Lopopolo mette ancora in calcio d'angolo il terzo a favore del San Michele che deve recuperare la rete di svantaggio, 3:40 giocati, palla per Mazzocco che calcia forte e alto, c'era sulla traiettoria Lopopolo, rimessa dal fondo a favore Molfetta, Di Benedetto, palla per Pedone che protegge bene palla, poi deve liberare, lo fa servendo dell'olio che subito va a calciare, palla lontana dallo specchio, nessun problema per Ballarelli, Robson per Perez, Mazzocco, Robson, Zerbini, palla per Perez, non tocca dell'olio, ci sarà rimessa dal fondo affidata a Lopopolo, palla per Di Benedetto, Ortiz, Pedone, sbaglia, Perez per Zerbini, Perez, Mazzocco prova ad andare via, Zerbini non si chiude il triangolo, Perez ci arriva però la perde, Ortiz, ripartenza Molfetta, palla per dell'olio, grande occasione dell'olio, calcia, anzi cercava sul secondo palo Ortiz che non ha seguito l'azione, palla che si spegne oltre la linea laterale, rimessa a favore San Michele, fuori Robson, dentro Mura per il San Michele, subito servito, gran palla, può puntare Pedone, ancora Mura, va a calciare, chiude Pedone, altra ripartenza Molfetta, 2-1, Ortiz per Di Benedetto, Di Benedetto calcia, Ballarelli, Di Benedetto, ancora Ballarelli, poi Ortiz palla sul fondo, non c'è un attimo di respiro, dall'altra parte Mazzocca, va via, salta secco Ortiz, Mazzocca calcia, poi Perez dell'olio, altra ripartenza, sempre 2-1, Ortiz, Ortiz, ancora Di Benedetto,
questa volta non calcia, chiude Perez in calcio d'angolo. Davvero una partita bellissima fino ad ora, tantissime occasioni da una parte e dall'altra, un super Ballarelli, ha chiuso due volte su Di Benedetto evitando il 2-0 del Molfetta sul San Michele. Molfetta che resta ancora davanti, c'è Murolo pronto a battere questo calcio d'angolo, pedone, Murolo che ha preso il posto di Benedetto, l'autore del gol, la sua conclusione ribattuta in fallo laterale. Batte Ortiz, palla per Murolo, Ballarelli ancora, altro miracolo da parte del portiere del San Michele. Batte sempre Murolo, pedone, palla per Ortiz, punta Perez, Dell'Olio la gira dove c'è pedone, è arrivato Ortiz dall'altra parte, bravissimo a ricevere, poi ha chiuso Mazzocca. Altra rimessa laterale a favore del Molfetta. Ortiz dentro, Ballarelli, poi Zerbini sulla linea, la palla è entrata. Arriva il 2-0 del Molfetta. Forse l'ultimo a toccare è stato Murolo, ma dovrebbe essere autogol o di Zerbini o di Ballarelli. I due si sono forse anche un po' ostacolati. Ballarelli comunque protesta perché sostiene di aver avuto il pallone tra le mani, quindi di aver subito carica. Non è d'accordo il primo arbitro. E allora Molfetta 2, San Michele 0. Dopo 5 minuti e 40. Due adesso le reti da rimontare per il San Michele. Zerbini per Mazzocca, palla per Mura, ancora Zerbini, Mazzocca, ancora Zerbini, attaccato da Ortiz, va via Zerbini, calcia, chiude, appena entrato Reino al posto di Dell'Olio, 5 gol in due gare per lui, numero 10 del Molfetta. Tanto calcio d'angolo, batte Perez dentro sul secondo palo, chiude ancora Reino, possesso ancora San Michele, Mazzocca dentro per Perez, ancora Mazzocca, calcia, lo popolo il calcio d'angolo, batte Mazzocca, calcia Zerbini, alta, doppia occasione per il San Michele, un super lo popolo, poca precisione per Zerbini e ancora 2-0 a favore Molfetta. Lo popolo per Ortiz, Reino, ancora Ortiz, finta, va via, rischia, ma davvero un gran lavoro, palla ancora per Murolo, Ortiz, palla per Reino, Zerbini sporca in fallo laterale. Pedone per Ortiz, Reino, pedone, ancora Ortiz, palla per Murolo che può puntare Mazzocca adesso, Murolo prova ad andare via, poi Reino calcia, Zerbini si oppone, dall'altra parte Mura, non c'è nessuno a fianco a sé, adesso arriva Perez, la palla è per lui, cerca di chiudere l'1-2, palla in fallo laterale, batte subito a favore di Zerbini. Si accentra Zerbini, prova a liberare il sinistro, preferisce a sinistra Mazzocca che deve puntare Murolo, non c'è spazio, allora ancora Zerbini, Perez, palla per Mura, rischia Mura, alla fine un rimpallo lo favorisce, poi Perez, brutta palla, tocca ancora Mazzocca, 1-2, Perez può calciare col destro, poi col sinistro, poi calcia anche Mazzocca, ha colpito Murolo due volte, ancora Perez, lo popolo blocca, tanto Murolo a terra.
un contrasto duro, può andato a calciare Perez, forse un po' con la caviglia morbida Murolo, si rialza, arriva lo spray per lui, intanto si ripartirà con la rimessa laterale a favore del San Michele, lo Popolo ha messo palla fuori, adesso San Michele sicuramente andrà a restituire palla quando sono trascorsi 7 minuti e 20 secondi dall'inizio del match, 2-0 conduce il Molfetta sul San Michele, ha sbloccato dopo un minuto e mezzo Di Benedetto, poi l'autorete. Rimessa laterale a favore del San Michele, batte Perez per Zerbini, Perez per Mazzocca, ha tagliato Mura, preferito Zerbini che prova ad andare via, chiude bene ancora Reino, rimessa laterale, Zerbini per Mazzocca, ancora Zerbini, dentro per Mazzocca, calcia Mazzocca da due passi, Mura non la spinge, grandissima occasione, forse la più grande per il San Michele. Lo Popolo per Pedone, Di Benedetto è tornato in campo, Reino, palla per Pedone, cercato Murolo che non segue, allora Perez con la suola, bene per Zerbini, ha aperto una bella fetta di campo il San Michele, Perez messo giù, Lo Popolo commette fallo, anzi no, è simulazione di Perez, cartellino giallo ai danni del numero 8 del San Michele, non l'ha toccato Lo Popolo, era vicinissimo il primo arbitro. Giallo per simulazione, tanto in campo Toma per il San Michele. Lo Popolo con l'esterno, palla regalata a Toma, Mura, ancora Toma, bene per Zerbini, cercato il taglio di Mura, poi ancora Toma, deve andare a lottare, un po' scoperto il San Michele, ma Toma recupera palla, è entrato molto bene in partita, palla per Mura che può puntare Pedone, Mura, doppio passo, calcio! 1-2, accorcia il San Michele, un super gol di Mura. E 20 sul cronometro, accorcia il San Michele con un gran gol, doppio passo e sinistro, nulla da fare per Lo Popolo. Reino, palla per Di Benedetto, aveva un po' rallentato negli ultimi minuti il Molfetta dopo un avvio davvero importante, adesso Zerbini, grande anticipo su Murolo, non c'è fallo, 3 contro 2, Zerbini calcia, si mette in proprio, avrebbe potuto sfruttare meglio questa occasione capitan Zerbini, palla che termina sul fondo, Lo Popolo è pronto a riprendere il gioco per Pedone, Dell'Olio intanto è entrato al posto di Murolo, Di Benedetto, palla per Reino, Pedone, palla per Dell'Olio, un po' di campo, guadagna metri, poi va a calciare, palla di poco fuori, sembrava essere sulla traiettoria Vallarelli. Mura che poi dopo il gol è uscito, è rientrato in campo Robson, Toma, palla rischiosa, Zerbini, palla per Mazzocca, dall'altra parte Toma, va via, palla un po' lunga, allora esce Lo Popolo che prova a servire Di Benedetto, Zerbini d'esperienza porta a casa questa rimessa laterale, time out chiamato da mister Masi, spot pubblicitario per noi.
Ritorna in campo con il possesso San Michele, che deve rimontare una rete di svantaggio quando siamo quasi al giro di boa. 10 minuti giocati, 10 ancora da giocare dei 20 effettivi di questa prima frazione, che sta regalando davvero tantissime belle emozioni. Due squadre davvero ben attrezzate per far bene in questo campionato, stanno dando vita a un gran bel match dell'olio. Prova ad andare via, poi calcia Ortiz, Thomas Porca, Ballarelli blocca. Toma per Robson, Mazzocca. Zerbini per Robson, recupera palla Reino, Dell'Olio da solo, Dell'Olio deve fare tutto da solo, chiude bene Mazzocca che recupera palla e riparte, poi un contatto non falloso. Era il giallo per protesta ai danni di Mazzocca. Mura rischia il Molfetta, lo popolo lungo di testa Perez, adesso una fase un po' confusa con qualche decisione arbitrale che ha creato più di una protesta. Toma, rischia Dell'Olio, tocca, rimessa laterale a favore San Michele, batte Toma per Robson, Perez, ancora Robson, non può girarsi, allora si torna da Perez, palla per Toma, Robson. Toma, ancora Mura, l'autore del gol, gli ruba palla Dell'Olio, non c'è ancora fallo, Di Benedetto prova ad andare via, Di Benedetto chiuso da Robson, ripartenza San Michele, chiude Dell'Olio, Reino, Dell'Olio, palla per Di Benedetto, un po' scoperto il San Michele, Dell'Olio preferisce fermarsi e tornare indietro con Cal da Dell'Olio, palla per Di Benedetto che non riesce a tenere la sfera in campo, rimessa laterale a favore San Michele. Mura, Perez, grande intervento di Ortiz, torna in campo anche Capitan Pedone Dell'Olio per Pedone, Di Benedetto autore del primo gol. Ortiz, Dell'Olio va giù, questa volta c'è fallo, secondo fallo commesso dal San Michele, 0 invece i falli commessi dal Molfetta. 7:40 ancora da giocare, conduce sempre il Molfetta per 2-1. Pedone, palla per Di Benedetto,
ancora pedone, sinistra Ortiz, dell'olio in mezzo, riceve, poi non riesce a calciare, pedone ci pensa, poi va a destra, ancora da dell'olio, attaccato da Mura, dell'olio per pedone, Ballarelli con il petto e poi con il piede, in fallo laterale. Batte Di Benedetto, dentro per dell'olio, chiude Toma, ripartenza San Michele con Robson, palla per Perez, Mura non riesce ad agganciare, si sono capiti due, allora lo popolo con le mani per Di Benedetto, pedone dell'olio, troppo solo, allora ancora indietro per Di Benedetto, pedone per Ortiz, dell'olio, pedone dell'olio, la muove veloce il Molfetta, Ortiz dentro per dell'olio, molto bene, ancora palla per Di Benedetto, 1-2, Ballarelli mette lungo dove c'è lo popolo, Ortiz rischia ma riesce ancora a servire pedone, palla ancora per lui, a sinistra Di Benedetto, si torna indietro da Ortiz, lo sguardo alla porta è lontana, allora non calcia il numero 8 del Molfetta, preferisce andare ancora da dell'olio che sta correndo davvero tantissimo, Di Benedetto, palla per pedone, dell'olio lascia, Ortiz non la tiene in campo, rimessa laterale a favore San Michele, batte Robson per Perez, entra in campo Mazzocco che va a calciare, lo popolo non se l'aspettava, lo mette in calcio d'angolo, batte Robson, palla per Mazzocco, troppo forte per Perez, rimessa laterale a favore Molfetta, fuori Fernandez, Robson, rientra in campo capitano Ivan Zerbini, sbaglia lo popolo per pedone, rimessa laterale questa volta a favore del San Michele, batte Mazzocco per Zerbini, ancora Mazzocco, prova a raggiungere il fondo e calcia, lo popolo si mette in proprio, poi palla per Di Benedetto, a spazio, dentro, Zerbini non tocca, rimessa dal fondo, lo popolo, il portiere con il vizio del gol, era partito, palla a terra, Mazzocco, calcio dalla distanza, colpito dell'olio, rimessa laterale a favore del San Michele, Perez, Mazzocco, palla per Zerbini, Perez, prova ad andare via, calcio a Perez col destro, non è il suo piede, palla alta, dentro sul secondo palo, non ha seguito pedone, una gran palla da parte di Salvatore Di Benedetto, occhio al San Michele che ha battuto in fretta, Perez per Mura, tocca male, allora Ortiz, palla dentro per dell'olio, Ballarelli, grande intervento, occhio dall'altra parte, Perez prova ad andare via, sbaglia ancora il passaggio, Ortiz per lo popolo, lungo, Mura intercetta, poi arriva Di Benedetto che non riesce però a mantenere il possesso, Mazzocco, spalla alla porta, fa un buon lavoro, scarico per Zerbini che la lì può calciare, invece preferisce ancora servire Mazzocco in aria, pedone da terra, Mazzocco deve andare via, alla fine Di Benedetto gliela ruba, ripartenza Molfetta,
palla per Dell'Olio. Dell'Olio calcia, Ballarelli respinge in calcio d'angolo. Batte Dell'Olio, palla per Ortiz che non calcia in un primo momento, poi lo fa. Ballarelli mette un calcio d'angolo. Altro calcio d'angolo, sempre Dell'Olio pronto a battere. Direttamente in porta Di Benedetto, da due passi non riesce a spingere, la ripartenza San Michele con Perez. Fa tutto da solo, Perez calcia ancora una volta. Chiude il Molfetta con Pedone questa volta. Mazzocco per Zerbini. Altro time out, questa volta Molfetta, altro spot pubblicitario per noi. .50 ancora da giocare, sempre 2-1 a favore del Molfetta. Ballarelli per Perez. Zerbini, palla per Robson. Zerbini, Perez sbaglia. Zerbini, rimessa laterale a favore Molfetta. Dell'Olio per Lo Popolo. È partito Reino. Lo Popolo va da lui, che mette giù, non aggancia bene. E allora Zerbini con calma. Ballarelli per Robson. Sbaglia Robson, poi la recupera Di Benedetto. Dell'Olio, palla per Ortiz. Ortiz si accentra e calcia! 3-1. Un erroraccio di Robson costa il terzo gol del Molfetta con Ortiz. Mazzocco, palla per Perez. Zerbini, altro errore. Reino, poi dritto sull'uomo Robson. Non un bel primo tempo del numero 7 del San Michele. Sono tre i falli commessi dal San Michele. Non ne ha commessi invece il Molfetta. Adesso calcio di punizione, c'è solo Ortiz sulla sfera, dalla rincorsa sembrerebbe dover calciare in porta. Due in barriera per Ballarelli.
parte Ortiz che calcia, poi Reino, riparte il San Michele con Perez che sbaglia, palla per Lo Popolo, Reino prova ad andare via, salta due uomini, Perez lo mette giù ma non c'è fallo, dall'altra parte Mazzocco si accentra, poi Di Benedetto gliela ruba, poi Perez, Di Benedetto resta in piedi e riparte veloce, palla ancora sul secondo palo, non segue ancora nessuno sull'iniziativa del numero 18. Tanto è fuori Reino, entra Antonio Di Benedetto, poi Zerbini, palla per Robson che va a calciare, Lo Popolo in due tempi blocca. Zerbini restituisce palla ma diventa un tiro e Lo Popolo deve fare il massimo per evitare il secondo gol del San Michele. Si scusa Zerbini, alla fine restituisce palla il San Michele dopo qualche secondo di tensione. Robson per Zerbini, chiude bene Antonio Di Benedetto. Ancora Robson. Mazzocco. Zerbini. Dall'altra parte per Robson. Mazzocco. Lungo da Perez. Ortiz la mette giù, poi Dell'Olio. Dietro per Lo Popolo. Dribbling rischioso, ancora una volta ma efficace. Dell'Olio, velocissimo, va a calciare, chiude Perez che però non riesce a ripartire subito. Allora Mazzocco, Zerbini, Mazzocco, Perez va via, palla per Zerbini, ancora Perez, Lo Popolo chiude, poi Dell'Olio lungo Ballarelli per Mazzocco, dentro per Perez. Un super gol, una torsione tremenda di Perez, nulla da fare per Lo Popolo, una verticalizzazione pazzesca di Mazzocco. A 51 secondi dal termine del primo tempo accorcia il San Michele 2-3. Mette fallo Robson su Di Benedetto, calcio di punizione a favore della Molfetta. Rientra in campo Murolo. Intanto è pronto a battere Ortiz, palla per Murolo, male la conclusione del numero 7. Batte Ortiz, palla per Murolo, Ortiz, Dell'Olio, Mazzocco, Ballarelli,
fallo laterale. Murolo. Lo Popolo, lungo da Di Benedetto di testa, palla che resta lì, poi Mazzocco messo giù, subisce fallo, calcio di punizione a favore San Michele. Tanto resta giù Vallarelli nello scontro con Di Benedetto. Mazzocco, Zerbini, Perez, palla dentro per Mazzocco che non aggancia, Lo Popolo con le mani, perde l'olio, forse l'ultima azione del primo tempo. Ortiz si accentra, calcia, chiude Zerbini ma non c'è più tempo, duplice fischio, si va negli spogliatoi dopo un primo tempo davvero bello. Si va negli spogliatoi con il vantaggio del Molfetta per 3-2. È andato davanti 2-0 la squadra ospite con Antonio Di Benedetto, poi un autogol, accorciato Mura, ha ancora allungato Ortiz, poi poco prima del duplice fischio la rete di Perez per il 2-3. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ancora insieme per il secondo tempo tra San Michele e Aquile Molfetta. Squadre di nuovo in campo per dare vita al secondo tempo, si riparte dal 3-2 a favore del Molfetta, si riparte con Vallarelli tra i pali per il San Michele, Zerbini, Perez, Toma e Mazzocco, dall'altra parte Lo Popolo, Ortiz, Pedone, Dell'Olio e Di Benedetto. Gli autori dei gol fino ad ora, Antonio Di Benedetto e Ortiz, è un autogol per il Molfetta, Mura e Perez per il San Michele. Pedone, palla per Ortiz, calcia Vallarelli in calcio d'angolo, una conclusione potente del numero 8. Insomma, a battere il calcio d'angolo, palla per Dell'Olio, calcia anche lui, palla sul fondo. Con le mani Vallarelli per Perez, Toma, Zerbini, Perez, Mazzocco dall'altra parte per Toma,
Zerbini ha capito tutto dell'olio, si torna indietro da Ballarelli. Errore da parte di Zerbini con la palla che non aveva né oltrepassato la linea di centrocampo, non aveva toccato nessun avversario, e allora calcio di punizione dal limite per il Molfetta. Grande occasione per la squadra ospite. Adesso a colloquio per organizzare questo calcio di punizione di Benedetto e Ortiz sul pallone. Calcio di punizione di seconda di Benedetto, toccherà probabilmente per Ortiz. Tocca di Benedetto, Ortiz, dell'olio, calcia lui, chiude Zerbini. Calcio d'angolo affidato a dell'olio. Toma. Zerbini, palla per Toma. Perez, palla per Mazzocco, si riparte da dietro. Zerbini, palla per Mazzocco. Perez va a calciare, non riesce ad evitare il calcio d'angolo Lo Popolo. Mette Perez per Zerbini, Mazzocco calcia, Lo Popolo blocca e con le mani per Pedone, Di Benedetto, Ortiz con calma per Pedone, Di Benedetto per dell'olio, Ortiz, palla per Pedone, Ortiz, dell'olio, prova a liberare il destro, poi Pedone, ancora Ortiz, va via, numero, poi chiude Perez, rimessa laterale a favore Molfetta. Batte Ortiz, perde l'olio, di testa non riesce a inquadrare la porta. Ballarelli per Perez. Mazzocco. Tocca di Benedetto, rimessa laterale a favore del San Michele. Toma per Ballarelli, lungo per Mazzocco, di testa Pedone, un fallo laterale. Anzi, calcio d'angolo, Mazzocco per Zerbini che va a calciare, palla alta. L'olio sbaglia questa volta per Di Benedetto, rimessa laterale a favore del San Michele. Toma per Zerbini, Mazzocco, Toma per Zerbini. Passaggio anticipato un po' il passaggio Zerbini, poi Pedone non riesce a mantenere il possesso. L'ultimo tocco di Perez, rimessa laterale a favore del Molfetta.
batte Ortiz, riceve Lo Popolo di Benedetto. Ortiz va via, pedone, 1-2, splendido, ancora Ortiz, dentro per Di Benedetto, Ballarelli due volte, poi Toma in fallo laterale. Un super Ballarelli ancora. Dell'Olio, palla per Di Benedetto, Ortiz, ancora Dell'Olio, Ortiz, gran palla per Di Benedetto che si accentra, poi ancora dietro per Ortiz, Dell'Olio, dentro per Ortiz, ancora Ballarelli, poi palla per Perez, Toma, di fatto toglie palla Mazzocco, rimessa laterale a favore Molfetta. 4 minuti trascorsi in questa seconda frazione. Ortiz, palla per Dell'Olio. Prova ad andare via per vie centrali, chiude bene Mazzocco, poi Toma, palla per Zerbini. Palla imprecisa. Fuori Toma, dentro Robson. Di Benedetto, palla per Pedone, Ortiz, Dell'Olio, dall'altra parte Di Benedetto, visto e servito, ancora Dell'Olio, gran palla per, gran velo per Pedone, che poi va a calciare sull'esterno della rete, Ballarelli, lungo da Mura, palla imprecisa, Lo Popolo subito per Ortiz, si ferma, poi cerca il tunnel ai danni di Robson, Perez recupera, Ballarelli, Mura, Zerbini, Perez, palla per Robson, Zerbini, palla ancora per Mura, Robson sbaglia, poi Ortiz addirittura prova a calciare, ne esce una conclusione che termina sul fondo, nessun problema per Ballarelli che va a servire subito Zerbini. Perez, Zerbini, Mura, tunnel ai danni di Ortiz, poi Perez si gira, va ancora a servire Mura che non è impeccabile nello stop, allora rimessa laterale a favore Molfetta, Lo Popolo per Ortiz, dentro per Dell'Olio che riceve, va a servire molto bene Pedone che può andare a calciare, ancora Ballarelli, tiene a più uno il Molfetta. Batte Dell'Olio, Ortiz, palla per Di Benedetto, ancora Ortiz, Dell'Olio, Ortiz, Di Benedetto, Ortiz, Lo Popolo, lungo da Di Benedetto dove c'è solo però Ballarelli. Robson per Mura, ancora Robson, Zerbini, Perez, Robson prova a girarsi, chiuso da Ortiz in maniera regolare, Ortiz velocissimo, palla per Dell'Olio, Dell'Olio va a calciare, palla sul fondo,
quasi 7 minuti nel secondo tempo trascorsi, conduce sempre 3-2 il Molfetta. Zerbini chiuso da Murolo, non c'è fallo, la rimessa è anche a favore del Molfetta. Lo Popolo lungo da Dell'Olio, gran palla. Dell'Olio non ci ha creduto, era veramente una palla splendida che aveva scavalcato Perez. Dell'Olio si è fermato, non è riuscito a raggiungere il pallone. Perez, Mura prova ad andare via, chiude pedone, molto bene. Murolo cerca Dell'Olio, passaggio impreciso. Zerbini batte per Robson. Perez, ancora Perez, Mura prova ad andare via, pedone, chiude ancora una volta molto bene il capitano del Molfetta. Dell'Olio, Murolo si allunga troppo, palla, poi Ballarelli, palla per Mura. Perez, ancora Mura, adesso può avanzare il numero 6 che prende un po' di campo, palla per Robson, chiude Murolo, un fallo laterale. Zerbini, Perez, Mura, chiude Murolo, poi colpito pedone. Robson, palla per Perez. Zerbini dall'altra parte, bene per Robson. Zerbini dentro ancora per Robson, esce Lo Popolo in scivolata dall'altra parte. Ballarelli, palla per Perez. Di pedone, questa volta c'è fallo. Mazzocco, palla per Zerbini, poi Mazzocco calcia, Lo Popolo blocca. Pedone, situazione difficile, mette in fallo laterale. Per Murolo, Perez prova ad andare via, ancora Perez, perde palla, ripartenza Molfetta con Ortiz, 3 contro 2, palla per pedone, imprecisa. Sbaglia Zerbini, recupera palla Murolo, poi Mura, Murolo va via, ancora Murolo, palla per Ortiz, dentro, ha chiuso Zerbini.
calcio dalla distanza Murolo, palla fuori. Zerbini, palla tesa per Mura, gran palla, attaccato da Reino, poi sbaglia Mura, ha cercato Robson. Palla per Murolo, palla esce, la rimessa a favore del San Michele. Anticipo di pedone su Mura, rimessa laterale ancora a favore del San Michele, che deve sempre recuperare una rete di svantaggio. Quando siamo al giro di boa anche nel secondo tempo, 10 minuti ancora da giocare per tornare in parità. Sempre stato davanti il Molfetta. Zerbini tiene lontano Reino, poi Perez si butta dentro, Perez calcia, palla sul fondo. Le mani Lo Popolo, lungo da Di Benedetto che non la riesce a tenere, con le mani Ballarelli, palla per Perez. Zerbini, tocca Di Benedetto, Mura commette fallo, calcio di punizione a favore Molfetta. Batte Ortiz, palla per Murolo, chiude bene Perez, rimessa laterale a favore del Molfetta. Reino prova ad andare via, ha chiuso bene Zerbini, poi l'anticipo di Perez su Ortiz, rimessa laterale a favore del Molfetta. Anticipo di Zerbini su Murolo, e sbaglia il passaggio il capitano del San Michele. Reino, Di Benedetto, Ortiz, palla per Reino, non la tiene in campo, fuori Mura, dentro Mazzocco. Zerbini, palla per Robson, poi Reino dietro per Di Benedetto, Ortiz, palla per Reino, ha chiuso bene Perez, può ripartire il San Michele. Brutto intervento di Ortiz, calcio di punizione e cartellino giallo per Ortiz. Robson, palla per Zerbini, Perez, Mazzocco, palla per Zerbini che può puntare Reino. Reino per Ortiz, Murolo, Reino, 1-2, palla lunga, Ballarelli sbaglia, poi Ortiz, la li può calciare, preferito Murolo, dentro ancora per Ortiz, Zerbini deve liberare il San Michele,
tocca, ancora Muro, rimessa dal fondo a favore San Michele, con le mani Ballarelli, non parte nessuno davanti, e allora Perez per Zerbini, recupera la palla il Molfetta, Muralo, palla sul fondo, si arrabbia tantissimo mister Rutigliani perché 3 contro 1 avrebbe dovuto far meglio il Molfetta. Altra ripartenza bloccata sul nascere da parte della Molfetta, Murolo questa volta passa, poi Robson, rimessa laterale a favore Molfetta, il San Michele adesso sembra un po' in confusione, batte Di Benedetto, palla per Murolo che va a cercare il secondo palo, ripartenza Mazzocco, si dimentica del pallone, poi messo giù Robson, calcio di punizione giallo per Murolo. Zerbini verso la porta, palla fuori, palla per Reino che va via, Reino 4-2 Molfetta, sesto gol in campionato per il numero 10 del Molfetta. San Michele negli ultimi minuti era in difficoltà, alla fine subisce il quarto gol a 7:22 dal termine del match. Cambia qualcosa mister Masi, dentro Mura, dentro anche Toma, fuori Zerbini e fuori Robson, con le mani Ballarelli per Toma, Mazzocco, palla per Perez, perde l'ennesimo pallone San Michele, Reino si accentra, Reino calcia, chiude Perez, tanto è rientrato anche Pedone per il Molfetta. Pedone, palla per Reino, sbaglia Di Benedetto, rimessa laterale a favore San Michele, batte Mura, Perez, Toma, palla per Mura, prova ad andare via, chiude bene Salvatore Di Benedetto, poi la riperde e commette fallo su Perez, calcio di punizione a favore del San Michele. Quattro i falli commessi dal Molfetta. Sì, quindi c'è ancora da giocare. Zerbini, tocca per Perez, altra conclusione lontano dallo specchio. Ci vuole ben altro per far paura allo popolo. Con le mani adesso il numero 12 del Molfetta, di testa a Toma, Perez,
Ballarelli, subito per Mazzocco, che riceve, ci gira bene, poi non riesce a servire Mura. Dell'Olio, 2 contro 1 di Benedetto Dell'Olio, 5-2 Volpetta. Dell'Olio, time out chiamato dal San Michele, spot pubblicitario per noi. ...5.57, ancora da giocare e più 3 Molfetta su San Michele. San Michele che adesso gioca il tutto per tutto con l'uomo in più in mezzo al campo. C'è Robson a creare superiorità numerica nella metà campo del Molfetta. Zerbini, palla per Perez. Robson va a calciare pedone, libera. Rimessa laterale a favore San Michele. Batte Perez per Zerbini. Perez, Zerbini, con calma la manovra del San Michele a cercare lo spazio giusto. Molfetta però ha giocatori tutti rapidi che escono molto bene sul portatore di palla. Adesso Mazzocco sbaglia. Occhio dall'altra parte, Ortiz. Intanto Ballarelli era tornato in campo. È andato a bloccare pedone di Benedetto. Pedone, chiude bene Perez, poi Ballarelli deve liberare in fallo laterale. Buono per il Molfetta, che tiene lontano dalla propria porta il San Michele. 4.55 sul cronometro, ancora da giocare. Ortiz, palla per Lo Popolo. Dell'Olio per Di Benedetto. Ortiz, Zerbini per Mazzocco. Toma, ancora Robson, torna in campo al posto di Ballarelli. Perez, Toma, Perez per Zerbini, ancora Perez, Robson, Zerbini, Robson, sempre Dell'Olio, in pressione sul portatore di palla. Zerbini, palla per Robson, dentro, ha chiuso Ortiz. Rimessa, anzi calcio d'angolo a favore del San Michele. Zerbini, Ortiz dietro, attaccato Zerbini da Di Benedetto, con calma Zerbini prova ad andare via,
poi palla per Perez, uscita. Time out chiamato da Molfetta, altro spot pubblicitario per noi. Testa Vallarelli, anticipo su Murolo. Tre minuti e 30 per il San Michele per provare ad accorciare. Ortiz va via, palla per Dell'Olio e alto Murolo, riceve il numero 7 della Molfetta, si torna indietro da Pedone. Ortiz, partito Murolo, sporca Toma, rimessa laterale a favore Molfetta. Dell'Olio, Lopopol, Pedone, si mette in proprio, va via Pedone, numero di Pedone, ancora Pedone, fa tutto in maniera egregia, poi va al cross, sporcato, Vallarelli blocca, occhio dall'altra parte, Mazzocco dentro per Perez, che recupero di Ortiz che mette in calcio d'angolo, mamma mia, davvero spettacolare questo recupero da parte di Ortiz. Ancora uomo in più in mezzo al campo per il San Michele e poi dalla propria area Ortiz la mette dentro e 6-2 Molfetta, paga caro l'uomo in più in mezzo al campo, il San Michele 6-2, doppietta di Ortiz. Diventa adesso difficile a 2.30 dal termine per il San Michele. Robson chiude Pedone. Perez per Zerbini. Mazzocco, Perez, Robson, dentro per Zerbini. Altra possibilità per Ortiz che questa volta non calcia, va via, porta vuota. Ortiz per Dell'Olio, tutto facile. E 7-2 dilaga il Molfetta sul San Michele, la rabbia di Perez. È stato un Molfetta a tratti devastante. Doppietta anche per Dell'Olio. Ultimi 120 secondi
ci prova Perez dalla distanza, palla sul fondo, Murolo, tocca Mazzocco, rimessa laterale a favore Molfetta. Lo Popolo, lungo da Murolo, Perez di testa dietro per Ballarelli, lungo da Mazzocco che riceve, punta pedone, va a calciare, chiude l'ennesimo tiro pedone. Mazzocco batte subito per Perez che calcia alle stelle. Lo Popolo, lungo da Ortiz che mette giù di petto, poi recupera Zerbini, palla per Perez. Mura prova ad andare via, poi sbaglia il passaggio. Altra rimessa in favore del Molfetta. Lo Popolo, spazio anche per il giovane Cassanelli. Pedone, ancora progressione, palla al piede, pedone, va fino in fondo, calcio, chiude Ballarelli, poi Murolo, salva Mura sulla linea, riparte il San Michele. Mura, palla per Perez, altro passaggio sbagliato da parte del numero 6, occhio però al Molfetta con Murolo. Ballarelli recupera palla e riparte, palla al piede, poi sbaglia il passaggio, recupera Murolo, un fallo laterale, batte Mazzocco, palla per Mura, Mazzocco si accende, Zerbini, palla per Perez che si gira, viene chiuso, poi palla per Palermo, mette fuori. Ultimi cambi, la partita ormai finita. Restisce palla il San Michele, Murolo. Via Murolo da solo, Murolo velocissimo, Murolo palla dentro per Palermo. Salva Toma, altra ripartenza del San Michele. Ormai a 10 secondi dal termine, finisce qui la terza giornata del campionato di Serie B, Girone G. Nulla può il San Michele contro un super Molfetta che fa 3 su 3 in campionato, a punteggio pieno la squadra di mister Rutigliani. Primo tempo decisamente più equilibrato rispetto al secondo, arriva la prima sconfitta invece per il San Michele che aveva fatto bene a campo basso vincendosi a 4 quest'oggi in casa. Tra le mura amiche nulla da fare contro questo davvero Molfetta in una forma sembra davvero difficile da battere, ha corso tantissimo per tutta la partita cambiando anche tutti gli interpreti. La squadra che potrà dire sicuramente la sua alla lunga. Bene il primo tempo il San Michele, meno bene il secondo. Dal Palala Gravinese di San Michele davvero tutto, ricordiamo il risultato finale, San Michele 2, Aquile Molfetta 7. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata.